facendo? Te lo giuro. È una farfalla. È una farfalla. Fa schifo. Allora, ora faremo un test. Test aracnofobico, te lo dico io. Vedo un ragno che non mi piace, prendo e vado. No, ma non è dei test di aracnofobia. Cioè, sono dei test in generale. Vabbè, ora il primo è la ragno. Vedo un ragno che non mi piace e esco. Andiamo, tranquilla, dai. Tranquilla, non ci sono animali che non ti piacciono. Immagino. Ora, dai, questa cos'è? È una... Allora, mi fa schifo, però è carina. Cioè, non c'è niente di strano, niente, dai. Cos'è che è? È innocuo. Ok, andiamo avanti. Ora, ho paura io delle robe... Vabbè, dai. Tigre che lecca. Una tigre che lecca, ma questi non sono ragni, cioè non sono robe da aracnofobici. Va bene. Questo... Polipo, vedi questo? È un polipè. No, non mi fa schifo. Ma questa è una zanzara da vicino, lo sai? Che è una zanzara? No, Luca, no, mi chiede questo ti fa schifo? Sì. Pensa quelli dopo allora. No, Luca. No, Luca, non ce la faccio. Stai ferma. Ferma. Sì, guardalo. No, mi fa schifo. Guarda, devi resistere. No, non ce la faccio. Se resistere, vince. Oh, mi lasci. Stop, ascoltami. Abbiamo fermato un attimo il video. Cercare di resistere, guardarli. Ok. Ma io non le voglio fare ste cose. Non mi interessa. Censura! Questo si merita chi prova a fare una cosa così e tira uno schiaffo. Quindi se c'è qualche balanza che vede il video, mamma mia, mi faccio cadere dalla sedia. Allora. Basta! Allora, questo. Mi fa schifo. Però lo riesco già a vedere. Questo, perché è un piccolo ragnettino. No, dai. Schifo, solo la parola ragno mi viene vomitare. Ma adesso. No, allora, raga, ferma un secondo. Chi non è aracnofobico non può capire. Te lo giuro che io quando vedo ste cose. Se tu ce l'avessi tipo qua attaccato al soffitto. No, io quando vedo ste cose, tu non hai capito. Io a me non è che fa schifo. Cioè, mi fa schifo. Però mi fa paura perché cioè, la mia mente immagina che vengono tutti verso di me. Tipo che adesso ce n'è uno qui sotto, capito? E guarda, ti hanno detto di ragni sotto. Sei divertente. Allora, va bene, così un ragnettino picco, cioè. No, Luca, dai, per favore. Stai ferma, dai, la Plucius, la famosissima. No, dai, Sara, dai, la famosissima Plucius, guarda questo. Qui, dai, è il Gastracatan, dai, famosissimo ragno. Ma dai, questi qui non fanno schifo. La Misumera Patia, questo ti fa schifo. Dai, il test dell'aracnofobia. La Eteropada Poda. No, Luca, no, leva sto video di merda. Leva sto video di merda. La vedo nera è bella, guardala. Un ragno su... Guarda, c'è anche un dito di una persona che lo sta toccando, eh. Allora, no, Sara, è un test per te questo. No, Luca, oh, io sto test non ho chiesto di farlo. Allora, test. Io ho un ragno, non sono aracnofobico. Ok, no? Io sì, a me, non è niente. Questo è il test della tritofobia. La tritofobia è la fobia dei buchi. Io non lo so, la fobia dei buchi. Vediamo un po' cosa c'è a fare. Un po' da fastidio. Allora, è vero, un po' mi dà fastidio, sai che anche a me. No, questo no. Cos'è questo? Tipo questo latte. È latte, ok, no. Ah! Questo è tipo cerume marcio. No, cos'è sta roba qua? Cos'è che è? Ah! No, mi dà fastidio anche a me. Questo qui mi dà fastidio anche a me. Cioè, cos'è sta roba qua? È un fiore. No, oddio, cos'è questo? No, non sto a fare. Devi guardarlo. No, sei costretto a guardarlo. Allora, mi devi lasciare. Allora, devi guardarlo per forza. Il video è così. Oddio, questo, cos'è? Tipo Marte. Marte è fatta così, lo sai? Ma non parlare perché sennò nessuno mi crede di me. Ah, questo è photoshoppato, ma mi fa schifo. Anche me da stare fastidio, come se avessi. Ma mi fa schifo. Ma questo no. Questo no. Ma qui era una fobia molto easy. Io non. Cioè, ce l'ho poco. Anch'io. Ok. Ora vedremo un'altra molto strana. Allora, questa invece è la megalofobia. Questa sono sicura che a me non fa niente. Ok, è il test per vedere se hai la fobia delle cose troppo grosse. Immagino, vabbè. Ok, io ti dico, io per fortuna sono già convinto di non avercela, ma per un semplice motivo. Cioè, quando tipo sono in doccia, no? Non è che guardo lì e dico ho la fobia. Cioè, è bello grosso, ma comunque non è. Ok, allora. Questa è tipo una sedia. No, a me è zero. Allora, a me, cioè, mi dà. Cioè, una sedia grossa, una ma non mi dà. Strana, sì, ma non mi dà fastidio una sedia grossa. Questo cos'è? Una persona. Questo un po' mi fa strano. Anche a te, è vero? Questo qui un po', c'è cioè, una persona così davanti alla. No. Questo no, zero. Zero assoluto io. Questo zero. Vabbè, ci sta. Sì, cioè, ci sta quando ti faccia paura. Vabbè, più che altro. Una statua. Sì, di un leone. Questo. Questo sai che un po'. Ma più che fastidio, cioè, mi dà un po'. Mi dà, cioè, tipo, pensi, se cade. A me dà angoscia. Sì, è vero. Vedi anche questo. Questo cos'è? Cos'è che c'è dentro? E la nuvola, vedi che le nuvole sono più. Cioè, sono enormi. Però no, a me questo zero assoluto. A me dà angoscia. Zero assoluto, cioè, non mi fa proprio niente. Questo è bello, dai, questo è bello, questo mi piace. Ah, vabbè, col 3.
finestrino sotto, diciamo un po' così. Sì, però, cioè, non è però, niente. No, vabbè, carino. Esatto, carino. Cioè, raga, non è niente di eclatante. Questo è un po' strano, però. Cos'è questo? Cos'è che fobia che è? Che cavolo è? È una barca con un ponte disperso. Guarda questo. Cos'è? E vedi che ci sono tipo le pietre le rocce, enormi sotto. Sì. No, però a me non dà. Zero, zero. No, zero. Io sono a posto. Questa fobia non ce l'abbiamo, no, ragazzi. Questa fobia non ce l'abbiamo. Ora, talassofobia. Sai cos'è? Sì, quella è la paura tipo del mare, del buio. Esatto, del buio o del mare? Non lo so, ragazzi. Talassofobia testa. L'abbiamo trovato, lo facciamo. Vediamo se queste foto ci mettono. A te no, non dà fastidio, però mi fa. C'è anche un po' di angoscia. No, questo è bello, dai. Questo qui è bello. Cioè, una barca. Un po' sì, anche te, eh? Un po' sì, è vero. Oddio, cos'è? No, questo no. Non so cosa sia, però. Uno no. Che cavalca un tubo sott'acqua. Mannaccia la maronna. Questo un po' sì. Ah, no, dai, questo no. Uno che va via da una barca. Mi fa paura perché non vedo cosa c'è lontano, che è tutto oscurato. No, questo zero. Zero. Perché, ma vabbè, è photoshoppato. Esatto. Questo, anche questo. Questo è photoshoppato palese. Esatto. No, a me dà fastidio, non mi dà proprio fastidio. Madonna, è lo squalo vederlo così, però schifo. Un po' sì. È la piscina poi. Esatto, mi fa un po' schifo sì. Questo è completamente tranciato dopo la foto della barca. Questo è una foto vera, questa, lo sai? Di uno squalo che mi salta. Schifo, e questo mi dà un fastidio assurdo anche a me, tantissimo. Questo è. Sottomarino, tipo. No, a me sì. È zero. Vabbè, photoshoppato questo. Ma guarda che sorriso ha. Non lo so. Vabbè, questo che non cavolo c'entra. È strano qui. Che cavolo c'entra con la fobia, sta cosa qua? Sai che questo mi fa più schifo degli altri. Questo? Io ce la posso fare. Mi fa schifo questo. Non riesco a vederlo. L'insetto, tu sei non proprio arachnofobica. Assurdo. Sai che un po' mi dà. Venire il bambino. Mi sa che cavolo c'ha. No, zero. Zero, zero assoluto proprio. A me zero assoluto. Non ho. Vabbè, photoshoppatissimo, dai. A livelli proprio. Ma che cavolo è sta roba qua? No, zero, ragazzi, zero. No, sai che però questo. No, questo mi mette ansia. Esatto, perché sei disperso. No, questa è foto vera. Questa è vera. Guarda come è fatto lo squalo, però guarda i denti, assurdo. Questa un po' mi dà fastidio. Ma no, sì, perché sono i piedi. No, perché si vede il vuoto. Ma perché ci sono i piedi. Vabbè, ragazzi, prossima fobia. Ragazzi, volete vedere i piedi? 100 euro PayPal. Da questo video sarà invece capiremo se siamo, claustrofobici. Perché io, questi io sì, sono delle persone che mi sa che vanno sotto le grotte, credo. Non lo so. E quando, se si mette nel buco, me ne vado. Deve entrare dentro il tubo. Io non ce la farei mai a fare una roba così. Anch'io zero. Cioè io ti. Cioè se tipo che. No, se tipo. No, dimmi. Se tipo sei lì, che ne so, devi fa... cioè. E ti incastri. Pensa se rimani incastrato dentro. È scivolato. Guarda. Non lo farei mai. Zero. Pensa se rimani incastrato lì dentro. Sopra c'è la montagna, quindi non è che possono venirti ad aiutare. Guarda. Come fai? No, io non ce la farei mai. Ma neanche tipo mettere i piedi dentro ce la farei. No, vabbè, quello sì, dai. Cioè, gli appoggi soltanto. Qua fa vedere dove sono arrivato. E guarda dove sei arrivato. Guarda dove è arrivato. Adesso dovrebbe andare. Non so. Ma dove... cosa sono tipo i minatori? No, mi sa che sono tipo le fogne queste, non lo so. Guarda dov'è. Guarda qua. Vedi loro come respirano? Da questo piccolissimo strato. Questa qui è la sua testa. Vedi che metti la bocca fuori. Guarda il tipo, metti la bocca fuori così e respira. Questo ti dà fastidio? Un pochino. Cioè, sì. A me immaginarmi la situazione. Esatto, un pochino. No, sì. Vero? Ma a me dà fastidio anche per lui, cioè vederlo. Esatto, cioè, no, è vero. Schifo. Non ce la farei mai. Ma a parte che sono veramente nella fogna, avevi ragione. Sì, non ce la farei mai. Ora però ne vediamo uno più assurdo, perché vedremo sempre di questa fobia qui, della claustrofobia, quelli che vanno sotto le grotte. Sei pronta, Sara? Vai. Sei sicura? Sta per partire. Questi qui arrivano nella grotta. Aspetta. Però questo è ancora abbastanza easy, secondo me. Ecco. Questo già un po' meno. Però non sei neanche così tanto stretto, è vero, hai capito? Vero. Aspetta. Guarda questo, Non ce la faccio. Tu se rimani bloccato qui o ti cade un sasso davanti sei fregato. Non so proprio cosa farei. Stai vedendo? Non sto vedendo. Cioè qui secondo me devi mantenere la calma qualsiasi roba ti succeda. Ma io non ce la faccio. Devi proprio stare calmissima. Cioè a me viene l'ansia quando sono in macchina tipo dietro. Sai quando ci sono tre persone dietro? Ah che sei così. A me viene l'ansia, mi devo muovere, mi viene tutta. Guarda che roba. No, non ce la farei, zero, mai. Comunque ragazzi, se vi piacciono questa tipologia di video, fateci sapere altre fobie strane che esistono secondo voi, okay, nei commenti. Voi. Esatto, che reagiremo appunto alle vostre fobie. No, fobia di insetti perché non lo guardo col papà. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Bella.